allora torniamo al discorso sulle avanguardie figurative e affrontiamo quella che è considerata la prima delle avanguardie, e cioè l'impressionismo. Ecco, questo è un quadro che è un po' il simbolo di questo movimento artistico, che fu esposto nella prima mostra impressionista del 1874 e che rappresenta il sorgere del sole. Attenzione, impressione. Cosa voglia dire impressione? Lo vedremo a breve nel corso del discorso. Allora, cosa dice il grande critico dell'arte Argan? L'impressionismo è il movimento che per primo rompe con il passato e apre la via alla ricerca artistica moderna. Si forma a Parigi tra il 1860 e il 70, la prima mostra è del 1874. Gli impressionisti rifiutano qualunque poetica, qualunque schema prioristico di rappresentazione della realtà, ovvero di mediazione fra la realtà e l'artista. Essi puntano a una rappresentazione della realtà in modo immediato, senza costruire l'immagine con il disegno, con il chiaroscuro, per poi passare all'uso dei colori e utilizzando il nero per le ombre, ma procedono accostando subito i colori, rendendo le stesse ombre colorate, rifiutando i ritocchi. Quindi siamo proprio all'opposto di quella che era la pittura accademica di cui ci siamo occupati nel video precedente, basata sul disegno, sul chiaroscuro, sul tratteggio, eccetera. E qui vediamo lo Stagno delle Ninfee, dipinto da Monet, in cui abbiamo questa immagine costruita senza alcuno schema prioristico, senza il disegno, senza il chiaroscuro, le ombre, ma l'immagine viene fuori dall'accostamento di segni pittorici, di pennellate, fatte in modo improvviso, immediato, per rappresentare l'istante. E qui un dettaglio stupendo dello Stagno con le ninfee. È un'immagine piccola, delimitata in un piccolo spazio, ma che ha in sé qualcosa di cosmico. Continua Argan, gli impressionisti si occupano solo della sensazione visiva, si interessano alla pittura e non al soggetto, e quindi all'emozione che esso può suscitare o al significato che esso può evocare. Ancora una volta il contrario dell'arte accademica, che rappresenta scene della storia antica, mitologiche, che prevalgono su qualunque altro aspetto della pittura, cioè il contenuto del quadro si identifica con ciò che esso evoca, ovvero con ciò che esso rappresenta. La sensazione visiva viene liberata da ogni esperienza o nozione acquisita e da ogni atteggiamento preordinato che ne possa pregiudicare l'immediatezza, e l'operazione pittorica da ogni regola o consuetudine tecnica che ne possa compromettere la resa mediante i colori. Gli impressionisti, tuttavia, sono interessati allo studio dei rapporti fra i colori complementari e fanno riferimento alla teoria ottica di Chevreul sui contrasti simultanei. Quindi c'è comunque un sia pur minimo rimando a delle regole, a delle norme, per così dire, scientifiche. Preferiscono dunque lavorare all'aria aperta, spesso sulle rive della Senna, piuttosto che al chiuso di uno studio dove il soggetto poteva essere attentamente organizzato, illuminato in maniera ben studiata. La ricerca degli impressionisti è parallela alla ricerca strutturale degli ingegneri, non solo perché gli impressionisti polemizzavano con l'arte ufficiale accademica e gli ingegneri polemizzavano con l'architettura accademica degli architetti decoratori, per intenderci quelli che erano formati nelle École des Beaux-Arts, ma soprattutto perché esisteva un fondamentale elemento comune, la concezione spaziale. E qual è questa concezione spaziale? Bene, sia lo spazio pittorico degli impressionisti che lo spazio della nuova architettura del ferro e del vetro non partiva da una concezione precostituita, ma si determinava dal rapporto dei suoi elementi costitutivi. Quindi, ad esempio, in un quadro impressionista, lo spazio pittorico non è costruito con gli schemi della prospettiva, con delle norme scientifiche o mediante gli effetti di chiaroscuro, di ombre, eccetera, ma è determinato dall'accostamento di campiture di colore, magari piatte, pennellate, dall'accostamento di questi colori, di queste pennellate,
di queste forme si crea lo spazio pittorico. Analogamente, gli ingegneri non partono da uno schema spaziale precostituito che risponda magari ai criteri di simmetria, magari dalla iterazione di spazi e di elementi architettonici, ma lo spazio è determinato dalla necessità degli elementi strutturali, dalle necessità funzionali dell'edificio. Quindi in sintesi possiamo dire: assenza di un comune programma ideologico, politico o artistico che sia, sono riscontrabili tuttavia dei punti di convergenza fra i vari artisti. E quali sono questi punti di convergenza? Allora, abbiamo visto, prevalente interesse per la pittura rispetto al soggetto. Non conta ciò che si rappresenta, ma come si rappresenta. Rifiuto delle consuetudini tecniche e delle regole. Interesse per la sensazione visiva, libera da ogni atteggiamento preordinato che possa pregiudicarne l'immediatezza. Rifiuto di ogni schema a prioristico di rappresentazione della realtà. Rifiuto del disegno e della costruzione prospettica. Rifiuto ancora del chiaroscuro. Rifiuto del nero. Per le ombre, la raffigurazione nasce dall'accostamento dei colori e le ombre sono comunque colorate. Immediatezza della pittura e rifiuto dei ritocchi. Questo lo vediamo in dipinti come questo campo di Papavero in fiore o questo angolo del giardino dell'artista, un dettaglio della pittura. Ecco, ripetiamo il concetto: se ci poniamo a una certa distanza dal quadro e socchiudiamo gli occhi, abbiamo la sensazione di trovarci di fronte a qualcosa di vibrante, di reale e non di rappresentato. Proprio perché con la pittura degli impressionisti, formata da questo accostamento dei segni colorati, chiari, scuri, eccetera, si riproduce in qualche modo lo stesso meccanismo con cui percepiamo la realtà, che non è formata da oggetti disegnati, da linee, da chiaroscuri, ma da luci, da colori accostati, che il nostro cervello, la nostra fisiologia, mette in qualche modo in ordine. Un altro critico importante, Gombrich, dice questo su Monet. Allora, innanzitutto, Monet fu allievo di Manet e riteneva che per dipingere la natura occorreva uscire dagli studi e lavorare all'aria aperta. Ciò comportava una tecnica molto rapida per poter cogliere l'impressione dell'istante. Questo è un concetto molto importante, l'istante. Il passaggio di una nuvola o l'incresparsi dell'acqua o qualsiasi altro evento poteva infatti mutare ciò che il pittore aveva davanti. La nuova tecnica si diffuse rapidamente e poiché dava luogo a immagini appena abbozzate, incompiute, suscitò l'ira dei critici e le loro opere non furono ammesse al Salon, tanto che Monet ed altri allestirono una mostra per loro conto nello studio di un fotografo. Una delle opere esposte era proprio Impression Soleil Levant di Monet, che indusse un critico a chiamare in senso spregiativo impressionista la loro pittura. I critici non si scandalizzavano solo per la tecnica pittorica, ma anche per il tipo di soggetti rappresentati. I paesaggi, ad esempio, non avevano nulla di pittoresco, ma erano luoghi casualmente scelti solo per i loro effetti di luci, di colori, di atmosfera. Un'immagine del giardino di Giverny, città in cui soggiornò Monet. Il Palazzo da Mula, a Venezia. Qui, sempre di Monet, la terrazza a Sainte-Adresse. La spiaggia a Sainte-Adresse. E veniamo a Manet. Cosa dice Gombrich di Manet, maestro di Monet? Manet e i suoi amici impressionisti partono dal programma del pittore Courbet. A Manet interessa in particolare la rappresentazione dei colori e del movimento. Lo abbiamo visto, la pittura accademica basava la rappresentazione delle cose sul chiaroscuro. Era grazie alla delicata modulazione dell'intensità dei colori che si dava corpo e consistenza agli oggetti. Le ombre, inoltre, erano sempre grigie o nere. Manet si rese conto che simile procedimento, se poteva andare bene per le figure e gli oggetti rappresentati in studio, dove si poteva modulare l'intensità e la direzione della luce, non valeva affatto per ciò che era all'aria aperta. Qui ci sono i bruschi passaggi tra la luce e l'ombra.
il chiaroscuro scompare e inoltre le ombre non sono sempre grigie, ma grazie all'effetto dei riflessi possono assumere diversi colori. Nelle sue litografie, come le corse a Longchamp, le figure dei cavalli e del pubblico sono appena accennate. Sembrano confuse, ma è proprio così che percepiamo gli oggetti in movimento. Manet vuole dare l'impressione del movimento, della velocità, della luce, rappresentando ciò che realmente vediamo e non ciò che sappiamo. I cavalli, per esempio, notate che hanno solo due zampe, quelle anteriori. E anche se sappiamo che non è così, in una scena del genere non riusciremo effettivamente a cogliere tutti i dettagli, ma solo macchie di colori e forme confuse. Dice ancora Gombrich di Manet: il Rinascimento, con l'introduzione della prospettiva scientifica, aveva fatto un grande passo avanti nella rappresentazione della realtà, ma si continuava a rappresentare ogni cosa con il colore che si riteneva le fosse proprio. Manet osserva che in realtà non vediamo oggetti, ciascuno con un suo specifico colore, ma macchie colorate, che la nostra mente può ordinare secondo schemi precostituiti e le interpreta. Dunque la pittura deve riprodurre quelle macchie di colori e luci che poi la nostra mente ordinerà proprio come fa per le immagini della natura. Quindi si riproduce, come si è già detto, lo stesso meccanismo che si verifica quando noi guardiamo gli oggetti naturali. Quindi il primato dell'istante, la pittura impressionista privilegia l'attimo, il momento, rispetto alla durata o alla stabilità. Il primato dell'istante significa mancanza di ogni impegno e significa primato del puro atteggiamento estetico. Dunque abbiamo una separazione tra il dato ottico e quello concettuale. L'artista non dipinge quello che sa, ma quello che vede. All'oggetto del sapere teorico si sostituisce quello dell'immediata esperienza visiva. I colori non sono qualità dell'oggetto, ma fenomeni cromatici autonomi. Se un foglio di carta appare colorato, lo si dipinge colorato, anche se la mente tende per abitudine ad associare ad esso il colore bianco. Il colore della memoria cede il passo all'esperienza immediata. Ecco, questa è una delle opere più celebri di Manet, Le Déjeuner sull'erba. Manet afferma che i suoi obiettivi fondamentali sono essere del proprio tempo e dipingere ciò che si vede. Ora, il soggetto del quadro, per la sua assurdità, una donna nuda che conversa con due signori in un bosco, mostra come Manet sia lontano dal realismo di pitture come Courbet. Essere del proprio tempo per Manet non significa ritrarre scene o episodi contemporanei, ma significa creare un'immagine secondo i valori cui è sensibile la coscienza moderna. Queste cose le afferma Argan. Nell'opera in esame, il soggetto è tratto da un quadro di Giorgione, con l'aiuto di Tiziano, Il concerto campestre, a sua volta ripreso da una composizione di Raffaello, Un giudizio di Paride. E il suo obiettivo è di rielaborare un materiale che appartiene alla storia della pittura secondo quello che è lo spirito moderno. Le divinità fluviali dell'opera di Raffaello diventano qui parigini in vacanza. Il concerto diventa colazione all'aperto, traspone la composizione classica nella trasparenza dell'aria. Il tema dominante diventa anzi la trasparenza dell'acqua nell'ombra umida del bosco. Lo spirito moderno vuole che le figure siano costruite con pennellate accostate, senza disegno e senza chiaroscuro. L'immagine è allora costruita dall'accostamento di zone di colore piatto. La luce non è un raggio che colpisce i corpi, dando loro volume, ma la qualità di luce si identifica con la qualità dei colori. Non c'è più il chiaroscuro, ma zone di colore che variano a seconda del modo in cui è assorbita o riflessa la luce. Abbiamo dunque la soppressione del volume. Il quadro è un'armonia di effetti di colori e di luci.
Continua Argan. La luce si immedesima con il colore. Non essendoci volume, non c'è neppure il vuoto. Dunque non c'è distinzione tra i corpi solidi e lo spazio che li contiene. Figure e spazio formano un contesto unico dato dal colore. L'artista si propone di rendere la sensazione visiva allo stato puro, prima cioè che questa venga elaborata dall'intelletto, e ciò perché l'impressione visiva è quella autentica, mentre quella elaborata dall'intelletto è viziata da pregiudizi e convenzioni. Nella sensazione visiva non c'è distinzione tra le cose e lo spazio come contenuto e contenente. Le foglie, gli alberi, l'acqua, l'erba formano dei veli trasparenti sovrapposti che danno consistenza all'atmosfera e le note intense delle figure costituiscono la struttura portante della composizione. In realtà c'è da osservare che nonostante la dichiarata volontà di attenzione al vero, la pittura di Manet risente fortemente di una forte cultura pittorica. La legge dei colori complementari regola i rapporti fra i colori. Gli accordi in nero, grigio, giallo o rosa Manet li ha imparati dal pittore inglese del Settecento Reynolds, i neri vellutati e brillanti dal pittore olandese Frans Hals, la pennellata larga e costruttiva, la forza delle velature da Velázquez, la trasparenza delle fronde da un altro inglese, Gainsbourg. Veniamo a Renoir e a quest'opera che rappresenta il mare, l'onda. E allora abbiamo la pura visibilità, ovvero eliminazione di tutto ciò che non è di natura ottica e dunque di tutto ciò che è narrazione, aneddoto. La pittura ripiega sui propri mezzi, i soggetti da dipingere sono scelti non per ciò che essi evocano o rappresentano, ma per i loro rapporti cromatici e formali. Ancora Renoir, un dipinto che rappresenta un party. E qui abbiamo una delle opere più celebri di Renoir, il ballo al Moulin de la Galette. E allora, scrive Gombrich che in quest'opera l'artista dipinge una folla festosa, ma il suo interesse non è per questo tema, bensì per i giochi di luce ed ombra, di colori che il sole produce sulle figure. Il quadro sembra appena abbozzato, solo qualche figura in primo piano è più definita. Tuttavia, se si guarda l'opera arretrando di qualche passo, quelle che sembravano macchie di colore messe lì a caso, confusamente appaiono organizzarsi, in forme che hanno un senso, e il quadro sembra animarsi. Questo tentativo di riprodurre il meccanismo della visione della realtà in un quadro era il vero scopo degli impressionisti. E vediamo altre opere di Renoir, il percorso ascendente, la salita. Paesaggio del Sud. Un ritratto di Nini Lopez, una sua modella, ripresa nel giardino della sua casa a Montmartre. Piazza San Marco a Venezia. Fanciulli al piano. Paesaggio nella tempesta. Beh, qui forse si può dire che la forza di queste pennellate, l'energia che da esse proviene, sembra un po' anticipare quello che poi sarà un'altra forma di avanguardia e che è l'espressionismo, che in qualche modo porta nel dipinto l'animo dell'artista, le sensazioni emotive che gli prova di fronte alla realtà. E qui abbiamo dipinti di un altro grande artista dell'impressionismo, Alfred Sisley, La Grande Jatte. E ancora questo paesaggio. Bene, per ora ci fermiamo qui. Buon lavoro.